gente se lo dimentica, o chi ha il veicolo comprato, acquistato con GPL da fabbrica, dalla fabbrica, e si dimenticano che quando sta arrivando ai 10 anni devono fare la sostituzione della bombola. Diciamo subito quindi che bisogna effettuare il collaudo e la sostituzione della bombola a tutti i veicoli che viaggiano con il GPL dopo 10 anni, quindi sia quelli acquistati direttamente dalla fabbrica in GPL, sia quelli che vengono poi adeguati al GPL successivamente. Successivamente, quindi o una o l'altra, e la scadenza sono 10 anni, o dall'installazione o dalla data di immatricolazione. Se un veicolo nuovo è stato acquistato tale data di immatricolazione, 10 anni precisi. La cosa importante è stare attenti per quale motivo. Le sanzioni amministrative sono pure aumentate, che prima costavano 350 euro per una mancata sostituzione della bombola se il veicolo veniva fermato. Oggi è aumentata a 500 euro e c'è pure il sequestro del veicolo. Possono agire loro, possono decidere se sequestrarlo o no, dipende da quanto tempo è scaduta la bombola. Superiore a 6 mesi può essere pure sequestrato il veicolo. Se uno sta camminando con più di 6 mesi con la bombola scaduta, se la polizia o i carabinieri ritengono che il veicolo deve essere sequestrato, chiamano il carro attrezzi, viene incaricata sul carro attrezzi, viene sequestrato il veicolo. Ci sono anche una serie di problemi, eventualmente poi se ci si presenta alla revisione periodica dei 2 anni del mezzo con l'impianto scaduto. Sì, se uno si presenta a revisione e non si rende conto che la bombola è scaduta, la revisione non viene effettuata. Il centro revisione dice: guarda, la bombola è scaduta già da 2 mesi, 3 mesi, quindi non ti posso effettuare la revisione. Devi sostituire la bombola e poi, però io non ti posso fare neanche la revisione. Per quale motivo? Perché una volta che sostituisci la bombola devi fare il collaudo. Quindi si deve presentare a collaudo e revisione tutto insieme, davanti all'ingegnere della motorizzazione, per effettuare il collaudo del GPL più la revisione. E questo comporta un ulteriore costo, perché la revisione, quando è scaduta, uno va al centro revisione e paga 67 euro normalmente. Quando uno la deve riprenotare tramite Messina, perché dobbiamo fare doppia pratica, una pratica per la dovuta sostituzione della bombola più una pratica di richiesta di revisione, e quindi dobbiamo prenotare tramite agenzia, fare la prenotazione e poi pagare il centro revisione, e quindi già si eleva proprio se pagano molto di più, 135 euro invece di pagare solo 67 euro che uno paga. Quindi è molto importante rendersi conto quando scade la bombola. Visto che 10 anni fa c'è stato davvero proprio il boom di autovetture a GPL, quindi proprio in questo periodo possiamo dire ci sono tante autovetture che stanno per avere l'impianto scaduto, e quindi bisogna fare tutto ciò che abbiamo raccontato fino adesso. Intanto, cosa bisogna fare per sapere se si sta viaggiando con un impianto in regola o un impianto in prossimità della scadenza? La cosa importante è guardare sempre, è stato montato da un installatore, c'è un timbro e questo timbro c'è la data di installazione. Con la data di installazione voi sapete, dovete calcolare i 10 anni e quel mese scade la bombola, e quindi si deve sostituire entro quel mese, o anzi 30 giorni prima, così noi abbiamo il tempo di prenotarla e fare il collaudo. Logicamente, se non vi rendete conto che è scaduto e sia scaduto da 3 mesi, 4 mesi, dovete stare attenti. Per quale motivo? Se un veicolo con la bombola scaduta produce un incidente, siamo nei guai, perché quel veicolo non doveva circolare. La macchina non può circolare sulla strada o con la revisione scaduta o con la bombola scaduta. Quindi, se voi fate un incidente, se avete ragione, avendo fatto un incidente, uno non si ferma allo stop, voi lo tamponate, voi avete ragione. Però quel veicolo, essendo che poi vengono i carabinieri, controllano, dice: ma lei la bombola è scaduta, lei non poteva circolare. Bisogna guardare il libretto, il consiglio che possiamo dare è quello di guardare subito il libretto per vedere quando è stato installato l'impianto. Quando è stato installato, o se è un veicolo nuovo acquistato dalla fabbrica, sempre la data di immatricolazione, da quella data è scaduto, quindi voi dovete tenere conto i 10 anni, i 10 anni è scaduta, quando è scaduta è scaduta. Allora, un'altra cosa molto importante, non è perché la bombola è scaduta, la bombola scoppia, non succede nulla, la bombola non scoppia, può avere pure un anno, non succede nulla. Il problema è la sanzione amministrativa, la legge dice 10 anni sostituzione, avete torto. A scopo precauzionale bisogna fare la sostituzione e poi il collaudo. Facciamo la prenotazione, è tempo 1 settimana, 10 giorni al massimo, la cosa burocratica, la prenotazione, la richiesta per il collaudo, e se fa me ne occupo tutto io. Quindi viene fatto tutto all'interno dell'officina?
Sì, noi prenotiamo, abbiamo un'officina adatta dove andiamo a fare i collaudi, però me ne occupo tutto io, la prenotazione e poi il successivo collaudo. In attesa del collaudo si può già circolare? Una volta sostituita la bombola, se la bombola era scaduta, facciamo scaduta da 4 mesi, perfetto, venite qua, sostituiamo la bombola, metto il timbro sul libretto che ho messo la nuova bombola e già potete circolare, siete in attesa di fare il collaudo. Quindi il tempo poi è il tempo burocratico di fare la richiesta per il collaudo, presentiamo la macchina e facciamo il collaudo davanti all'ingegnere e poi viene aggiornato il libretto, mettono una striscietta adesiva attaccata dove dicono che la bombola è stata sostituita. Però una volta sostituita da me già potete circolare, siete in attesa di fare il collaudo. Ecco, qui abbiamo una bombola scaduta o una bombola appena sostituita? Una bombola già scaduta, doveva essere sostituita 2 mesi fa. Ora, questa è una bombola che ha 10 anni di vita? 10 anni di vita, voi vedete la bombola è nuova, come sicurezza la bombola è sicura, non avete la paura, è scaduta, mi scoppia la bombola, non esiste, ci sono le valvole di sicurezza, non c'è nulla, andiamo, non succede nulla a livello di sicurezza. È la sanzione amministrativa che dovete evitare, perché si viene fermato, ora stanno facendo dei controlli, carabinieri, polizia, guardia di finanza, se vi fermano e vi trovano che, semplicemente aprendo il libretto, trovano che la data di installazione già è superata i 10 anni, automaticamente scatta proprio la sanzione amministrativa. La sanzione amministrativa, vi possono sequestrare il veicolo. Ecco, qui vediamo la bombola, questa è una delle tante bombole che si trovano in commercio. Sì, sì, sì. La sostituzione naturalmente va fatta per ogni tipo di bombola. Per ogni tipo di bombola, ci sono piccole, grandi, c'è la bombola cilindrica che è un altro tipo di bombola. I costi si aggirano tutto complessivo, stiamo parlando bombola, manodopera, la richiesta per il collaudo. Collaudo, diciamo, la pratica di collaudo e il rinnovo del libretto, la striscetta sul libretto, l'aggiornamento sul libretto, si aggira, perché poi dipende le bombole, già una bombola cilindrica partono più o meno da 450 euro, tutto il complessivo, parliamo bombola, manodopera del montaggio, collaudo GPL e aggiornamento del libretto, però tutto dipende poi le bombole. Le ciambelle costano qualcosina in più, tutto dipende com'è la situazione. Quanto tempo bisogna lasciare l'auto in officina? È una cosa rapida, perché già l'impianto è stato installato, quindi non dobbiamo modificare più di tanto. Noi dobbiamo togliere e mettere questa bombola nuova. Normalmente 1 ora e mezza, 2 ore, quindi basta che voi telefonate, prendete un appuntamento, e ci mettiamo d'accordo, passate di qua, guardiamo la macchina per vedere il tipo di bombola e l'importante è arrivare con la bombola vuota, così la possiamo smontare e sostituiamo. Tempo potete aspettare qua 1 ora e mezza, 2 ore e vi andate, mettiamo il timbro e siete già sicuri per poter circolare tranquillamente sulla strada. Ricordiamo quindi che non bisogna andare a cercare la data di scadenza sulla bombola, ma basta andare a prendere il libretto della nostra auto, quindi è un'operazione molto facile. Sì, molto facile, solo la data di installazione dell'impianto. E la cosa molto importante è che non dovete sostituire nient'altro, perché ci sono altre persone che dicono no, devi sostituire l'impianto. No, la legge dice soltanto la bombola, polmone, centraline, nulla si deve toccare, la macchina rimane integra. Non si deve sostituire nient'altro che la bombola. La scadenza sono 10 anni e si sostituisce solo la bombola, nient'altro. Mentre la manutenzione normale che si fa su un'autovettura GPL, perché molti magari si preoccupano, faccio l'installazione di un impianto GPL, viaggio su un'auto GPL, magari bisogna fare qualcosa di complicato, ecco, non è così? No. La manutenzione sono i filtri, il filtro del gas da controllare e logicamente la carburazione per vedere se l'impianto funziona correttamente. Ma ogni quanto bisogna controllare l'auto GPL? Come controlli in sé ogni 20.000 km, 20-30, dipende, perché se uno la macchina va perfettamente bene, l'importante è sostituire il filtro. E il filtro del GPL vanno sostituiti ogni 10-12.000 km, quella è la cosa importante. La cosa importante è il filtro. E poi le altre cose, normalmente è una questione di
camminarci con la macchina. Se la macchina voi la trovate perfettamente, non c'è bisogno di fare nient'altro. L'importante è il filtro. Se voi vedete che la macchina è difetta, allora sì, venite qua, noi controlliamo se è una questione di carburazione, se ci sono gli iniettori usurati, però nient'altro, sempre il filtro e basta. Quindi sono operazioni anche di costi bassi? Sì, un filtro 15 euro, 12 euro, dipende la macchina, dipende il filtro, 18 euro, varia, dipende la macchina, dipende il tipo di filtro. Comunque sono cose relativamente, dei costi molto bassi. Quindi viaggiare a GPL permette di risparmiare, perché si risparmia viaggiando, ma anche permette di tutelare la nostra natura? Sì, si risparmia e la natura rimane pulita perché non si inquina. È un sistema molto, molto ecologico e quindi questo sarà il futuro. Le città ora si stanno vedendo molte, molte più macchine a GPL e quindi perché l'inquinamento è zero, zero assoluto. E quindi a confronto della benzina o il diesel che ci sono il particolato che proprio inquinano tantissimo le città. Ci sono delle limitazioni per chi viaggia con l'auto GPL, ad esempio parcheggi? No, allora tutti i veicoli si possono parcheggiare nei box, nei parcheggi privati, nei box sotterranei fino al primo piano. Questa è la legge e per questo motivo è meglio sostituirlo ogni 10 anni per non avere poi qualche problema. Se uno cammina con una bombola scaduta, succede qualche cosa e uno dice perché non l'avete cambiato? Se l'avete cambiato noi non avremmo detto hai la bombola scaduta, sei in torto. Quindi un piccolo accorgimento da seguire una volta ogni 10 anni, perché l'impianto può anche durare molto di più. Molto di più. Le macchine normalmente, io ho clienti che hanno cambiato già 2 volte le bombole, quindi hanno 20 anni e continuano a camminare a GPL, vuol dire che la soddisfazione c'è. I costi si pagano da solo, perché quando uno risparmia quasi 1 euro al litro, voi dovete pensare che ogni 1000 chilometri cioè, si risparmiano circa 93-94 euro. Se uno fa 10.000 chilometri cioè, sono 940-920 euro di risparmio. Se un impianto in 10 anni, perché ne fa di più di 100.000 chilometri, voi risparmiate 9.000 euro, stiamo parlando. Abbiamo un risparmio proprio notevole. Diamo il costo di una bombola, che facciamo tutto il lavoro, 450 euro circa, dipende dal tipo di bombola. Però al confronto del risparmio che uno ha, facciamo il conto con 100.000 chilometri, perché uno si fa 100.000 chilometri risparmia più di 9.000 euro. Se una macchina riesce a fare 15-20.000 km all'anno e riescono a fare perciò 10 anni sono 150-160.000 km, uno risparmia pure 12.000 euro, 13.000 euro. Al confronto di spendere 450 euro per una sostituzione della bombola, io dico che il risparmio c'è stato. Ma quanto costa installare un impianto GPL? Sappiamo che ci sono anche vari impianti di diverse generazioni. Allora, noi abbiamo l'impianto che stiamo installando, cioè abbiamo uno di 750 euro, che è uno dei migliori impianti, quello proprio BRC, che poi è l'impianto che è uscito adesso, nuovo, che è iniezione gasosa sequenziale. E partono da 750 euro a salire. Abbiamo altri impianti, però è questione di parlarne. Voi venite qua, ne parliamo e state tranquilli che avete un impianto DOC. Un'auto, per trasformare un'auto, l'alimentazione di un'auto da benzina a GPL, quanto tempo serve? Come tempo di montaggio se ne parla di un giorno e mezzo, non più di tanto, un giorno e mezzo di lavoro. E poi faremo la prenotazione per fare il collaudo, che quello si fa successivamente, però tempo una settimana, 10 giorni, faremo il collaudo. Me ne occupo tutto io, la prenotazione e il collaudo. Ma quindi dopo un giorno e mezzo, la nostra auto può viaggiare a GPL? Già viaggia a GPL, tranquillamente. Potete circolare e risparmiare. Ma può continuare anche a viaggiare a benzina? Sì, sì, c'è l'interruttore. Quando uno desidera o finisce il GPL, automaticamente passerà a benzina e potete camminare a benzina. Arrivate al rifornimento, fate il GPL e la ricommutate di nuovo a GPL e siete a posto. In questi ultimi anni c'è stato un vero e proprio boom di impianti GPL, c'è stata anche la crescita delle stazioni di servizio che hanno il GPL. Sì, ormai ogni 3-4 km troviamo un rifornimento, quindi non c'è paura di rimanere senza GPL, perché un veicolo normalmente con una bombola già di 36 litri, di capacità di 36 litri, già si riescono a fare 400 km, quindi troviamo sicuramente un rifornimento, uno non rimane mai senza gas. In ogni caso c'è sempre la benzina? C'è sempre la benzina, all'ausilio sempre c'è la benzina, quella non manca mai.
il passaggio è facile dall'alimentazione a benzina a GPL, bisogna schiacciare solo un pulsante? Solo schiacciare un pulsante, voi desiderate camminare a benzina, camminate a benzina, se volete camminare a GPL schiacciate il pulsante e passa automaticamente a GPL.